Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Lei lo sa che la posso solo annunciare come la divina Patti Pravo. Ma non puoi essere così. Ciao a tutti innanzitutto. Grazie a te dell'ospitalità, grazie di essere qui a Radio Bruno. Come vedete, io comunque ho il suo nuovo lavoro che proprio esce oggi, Red, questo album di inediti, meraviglioso, bellissimo. Sì, devo dire che è riuscito bene. E poi ci sono delle chicche particolari, per esempio c'è il pezzo di Califano che mi ha lasciato nel suo testamento, dicendo che aveva scritto questo pezzo e che voleva che lo cantassi io, e l'ho cantato con molto batticuore, prima di tutto perché era un amico, ma poi era un grande artista, e quindi sono onorata di questo. Immagino l'emozione. Poi tra gli autori c'è Giuliano Sangiorgi, Ivan Cattaneo. Un pezzo straordinario, straordinario quello di Ivan. L'avevo proposto, però era un po' troppo difficile probabilmente. E poi c'è anche un pezzo di Caccamo molto bello, è una poesia proprio com'è nelle sue corde, perché lui è anche una persona estremamente, è un artista, è dolce, ha il cuore dolce! È vero. E quindi questa dolcezza sicuramente ci sarà anche in questa canzone bellissima. Parliamo invece di Sanremo 2019. Ti sei detta, scusate, ne ho fatti 9, facciamo cifra tonda. Esatto, questo è successo. Però hai detto, vorrei anche una bella presenza, un bel ragazzo bravo, ed è arrivato Briga. Sì, ho pensato che invece di andare a cantare la canzone da sola, eccetera, di dare la possibilità anche a un giovane di avere un'esposizione più forte, cosa che ogni tanto faccio, perché io amo i giovani e quando hanno qualcosa da dire mi fa solo che piacere. Però io volevo sottolineare che soltanto i grandi danno spazio ai giovani, non capita sempre. Non so, io non so nulla. Patti, senti, sul palco lui è veramente un cavaliere, si inginocchia, ti abbraccia, ti aiuta, è veramente un uomo d'altri tempi quasi. Sì, troppo. No, è carinissimo. Sembra così tutto un po' forte, eccetera, invece è tenerissimo. Parliamo della serata dei duetti, l'hai citato tra gli autori del tuo nuovo album, ci sarà Giovanni Caccamo. Certo, che suonerà il pianoforte e canterà con noi, e mi fa solo che piacere perché ho già collaborato con lui, ho un pezzo dentro anche a questo album, e poi è un artista, ha un animo puro, è morbido. Mua. Senti, quest'anno nel 2019 ci sono i primi 50 anni di una canzone bellissima, Il Paradiso, scritta da te. Infatti l'ho messa dentro all'album per riderci sopra ed è molto carina, devo dire. Beh, è il primo pezzo che ha fatto Lucio, quindi... No, il secondo, il primo è stata La Spada nel Cuore e il secondo è stato poi... Il paradiso tu vivrai. Ma ai tempi, quando l'hai cantata, ti saresti mai immaginata tutto questo successo incredibile, no? O sì? Ma io non mi sono mai immaginato nulla. L'unica cosa che ho sempre sentito è che il palcoscenico era la mia strada, la mia vita. Come sto sul palcoscenico o come sto con la gente, è una grazia quella che ho, e ringrazio. E noi invece ringraziamo te di essere stata nostra ospite a Radio Bruno. Ricordiamo Red, il nuovo album di inediti della grandiosa Patti Pravo. Grazie. Grazie a te. Un abbraccio naturalmente agli ascoltatori di Radio Bruno. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.